Il taekwondo è lo sport di combattimento più diffuso al mondo, un'arte marziale coreana a contatto pieno, nata più di 60 anni fa. La Campania è la regione italiana che conta il maggior numero di tesserati e quest'anno, dal 21 al 23 febbraio, presso l'impianto sportivo Pala Barbuto, sarà Napoli ad ospitare i campionati nazionali cadetti dedicati agli agonisti più piccoli. Il taekwondo nasce come arte marziale, perciò con tutta una filosofia che prima di tutto prima di creare l'atleta crea l'uomo, cioè è fondamentale l'educazione per quanto riguarda gli atleti. Poi è diventato uno sport olimpico ufficialmente dal 2000, perciò poi il compito delle federazioni è quello di fare delle squadre nazionali competitive che possano arricchire il medagliere per quanto riguarda l'Italia. Il campionato rappresenta quest'anno un banco di prova importante per gli azzurri dai 12 ai 14 anni che in estate gareggeranno nella prima edizione del campionato mondiale cadetti che si terrà a Baku in Azerbaigian. Circa 4.000 atleti nel nostro territorio, una realtà importante per preparare poi i mondiali che ci saranno in Azerbaigian quest'estate, quindi siamo orgogliosi che ancora una volta una disciplina sportiva di così alto livello con campioni olimpionici nella nostra città. Ed è l'occasione e l'opportunità per fare sempre meglio con gli impianti, con le strutture, lavorare sempre meglio comune e federazioni, associazioni, così come faremo con la Coppa Davis. È cominciato il countdown, dobbiamo organizzare bene, mancano pochissimo praticamente, meno di 2 mesi ci faremo trovare pronti. Alla presentazione nella sala giunta di Palazzo San Giacomo è intervenuto anche Mauro Sarmiento, l'atleta napoletano che conquistò nel 2008 la medaglia d'argento alle Olimpiadi di Pechino e il bronzo a quelle di Londra nel 2012. È qui che sono nato e grazie a questa città mi sono potuto affermare in campi olimpici. Adesso ci sarà una gara importante perché tramite questa gara ci saranno tantissimi bambini che potranno un giorno coronare il loro sogno e tra questi tanti bambini spero che ci possa essere un ragazzo di Napoli.